Siamo con il maestrello al termine di questo big match 0-0 tra Polisportiva Carsi e Città di Ciampino. Avete portato via un punto importante, dimostrando ancora una volta che avete una difesa davvero di ferro. Sì, abbiamo preparato, sappiamo l'avversario che andavamo ad affrontare, campo piccolo, spazi stretti, loro molto fisici, individualità importanti, e l'ho preparata soprattutto come sempre a non prendere go, che poi go c'è tempo per farli. E complimenti ai miei ragazzi, io ho detto a reggere botta 70 minuti perché loro partiranno fortissimi, così è stato, e abbiamo imparato oggi a soffrire, abbiamo sofferto veramente su questo campo piccolo, però oggi abbiamo fatto un punto importantissimo anche sotto l'aspetto anche mentale. Sono cresciuti i ragazzi, hanno sbagliato pochissimo, ho fatto adesso i complimenti come li ho fatti il primo tempo, e complimenti solo a loro. Sono le due squadre forse migliori fino a questo momento dell'intero girone? Ma la classifica parla, siamo migliori, però ti ripeto, se andiamo a guardare il tasso tecnico che avevano in campo loro, avevamo anche il tasso tecnico nostro, c'era molto divario. Ti ripeto, noi abbiamo sempre lo stesso obiettivo, noi abbiamo l'obiettivo della salvezza, quindi abbiamo fatto un altro punto che qui è difficile prendere punti, quindi andiamo avanti così, dai. Altri punti li dovrete fare a questo punto, visto che venga il suo discorso sabato prossimo, certo, in casa al Superga con Ivo per Conti. A loro cerco sempre di mai giocare per un pareggio, queste cose le ho dette e le ripeterò sempre, perché questa è una fascia d'età che bisogna sempre stare in campo per i tre punti. A volte si può, a volte non si può. Oggi è andata benissimo, un punto è come una vittoria per noi. Sabato la prepareremo bene anche con la Vigor in casa, e anche lì faremo il nostro meglio, dai.